Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Oggi andremo a fare una cosa molto importante che ho rimandato da un bel po' di tempo, ed è andare appunto a scovare la base dei Blasters T. Sì, però poteva anche essere un pochino più centrato, ma non me lo prendeva. Non importa, non importa. Finalmente abbiamo trovato un ingresso misterioso, scendiamoci. Ma che... non sembra una tana yokai, né un portale bizzarro. Quindi cosa facciamo? Vogliamo entrare? Certamente, Jibanyan. C'è anche Wyatt per qualche strana ragione. Wow, fantastico! Che sorpresa! E pensare che era sotto casa tua, Andrea? Sì, una stanza sotterranea, ora sì che si ragiona! Wyatt, cosa ci fai qui? Voglio vedere se stai facendo qualcosa di divertente! Wyatt, signore e signori! Diamoci una mossa, let's go! Let's go Pikachu Wavy? Attivare la navigazione? No! Fancy Death numero 1. Come dissi appunto, l'avevo già vista questa prima parte. Questa rivista che sia Fancy Death? Oh, è rarissimo primo numero! Non pensavo esistesse. Se esistono gli altri. Primo numero, intendi primo Fancy Death? Sembra davvero raro. Allora cosa dice? Il perduto continente Perdue. È un servizio esclusivo. Continente Perdue? Non ne ho mai sentito parlare. Se ne parla Fancy Death, allora è vero, invero. Secondo me è un gioco di parole più bello in giapponese. Ah, ma nessuno ha controllato dietro quella tenda? Ha un mio strano odore, proviamo ad aprirla. Eccolo qua, attraversare il sipario, vai. Ok. Gna, che cos'è? Se non vado errato, questo è un misterioso labirinto sotterraneo. Cosa? Ed è sotto casa mia? Diamo un'occhiata! Va bene, quindi per di qua si esce. Ma c'è una città qua sotto, ragazzi! Wow! Da paura! Con questi occhi indagatori. Ma questa è una porta? Sembra che indichi qua, ma non... una finestra. What? Ma... oh, che yokai sono? Oh cielo, cosa sta succedendo? Ehi, questo luogo è pericoloso! Gna, sergente Quadro, cosa ci fai qui? Ve lo dirò dopo, adesso andiamo via di qui, è un ordine! Seguitemi! Va bene, ma che succede? Jibanyan, corri! Qui dovremmo essere al sicuro. Non mi sento le zampe. Sei morto. Mammoletta! E tu dovresti essere un membro del Team Blasters? Vedi come si uniscono le cose? Sergente Bava, ci sei anche tu? Prenditi il tuo tempo. Certo, sono il braccio destro del capo. Bene, la squadra di esploratori è qui. Sembra Sylvester Stallone. Andiamo in esplorazione. Squadra di esploratori? Questo labirinto sotterraneo è pieno di yokai mai visti prima. Per questo il Team Blasters ha costituito una squadra di esploratori, per indagare sul labirinto. Anche se per ora la squadra di esploratori è di sole 2 persone. Ci sono, voi potete aiutarci. Gna, ci stai chiedendo la zampa? Oh cielo, sergente Quadro saranno ordini di nuovo. Squadra, è ora di esplorare il labirinto, al lavoro! Va bene, e Wyatt se la ride ovviamente. Sembra che la cosa sia molto semplice. È come Blasters praticamente. Devo parlare con Felicio per scegliere il team di esplorazione, ok. Guardate quanti sobrano ho trovato. Ma dopo li trasformo tutti quanti in gemme.
Guarda qua, Arnian, Fragli, Rubinian. Dopo ci farò anche il video, non vi preoccupate. Boh, non mi fa scegliere Imaginix, quindi... A posto, possiamo andare, no? Che la fortuna vi sorrida. E ora che siamo pronti? Tutti pronti, andiamo a esplorare quella stanza! Per rapporto a me, se quando partire in esplorazione, scegli un covo, premi il pulsante X per consultare le informazioni sul tesoro e io caio un covo. E poi parte la spedizione, seleziona covo, stanza sospetta, spedizione e via. Ecco la spedizione, Blaster Stay! Che manina delicata. È tutto normale? Oh, ciao. Questo era un preludio a Blasters 2. Hey! Ma cosa? PS rimanente a tempo limite. Mappa ti mostrerà le zone che hai già percorso. Non dimenticare di cambiare tuo partner per andare alla grande. Ma non è vero mai niente nella vita. Boh, andiamo. Nemici avvistati all'attacco. Forza, fai il pulsante A, X o Y per attaccare. Vai, vai, vai. Lo so come si... So come si gioca a Blasters, ok? Va bene. Oh, equipaggiamento. Praticamente, però qui posso usarlo solo quando sto esplorando, giusto? Vediamo un po'. Sì. Aspetta, inventario. Ah, me lo equipaggia. Ecco, ora ci siamo. Allora, ottimo lavoro, hai trovato le scale che conducono al piano successivo. Bene, tieni premuto il pulsante A per proseguire. Ottimo. Il tempo si ripristina? Che strano. Forse i piani ora diventano più complicati, più lunghi. Oh, un tesoro. Grande, ecco perché siamo qui, un bel forziere. Vittoria! Forza, aprile, vediamo cosa c'è all'interno. Signor, sì, signore! Oggetto perduto. Così io sono vero oggetto perduto. Il sogno di ogni caccia tesori, gli oggetti perduti. Queste antiche reliquie sono un mistero. Riportale indietro per una valutazione e svela il mistero. La valutazione è la log dopo aver completato un covo. I covi più difficili contengono più oggetti perduti. Occhi aperti. Ok, saliamo allora. Nessun nemico in vista. Oh, puoi anche fare amicizia con gli yokai che incontri nei covi. È tutto soldato, ora dacci dentro e mandalo al tappeto. Vai, sì, lo so come si fa, dai. Prova a farci amicizia, grazie. Tutti sanno come funziona Blasters oramai, dai. E chi non ce l'ha avrà visto i gameplay sicuramente. Perfetto. Però il tempo continua a scorrere, io mi sarei un po' preoccupato. Ok, le scale. No, andiamo di qua prima. Non c'è nulla. Ok. Perfetto, scendiamo allora. Ehi, piano. Ottimo. E ora che troviamo? Oh! Salve! Ma chi è? Ma che qui succede? Mi ha distrutto! Aumenta la difesa. Ma dai. Ma non posso. Ma no. Ma mi ha praticamente distrutto. Ok, una moneta, vai. Stiamo andando nella direzione giusta, vuol dire. Aspetta allora. Un attimo solo, voglio provare una cosa. Caricati, bellino mio. Ah, ok, solo barbe crudel, ok. Ok, corri. Mamma mia!
Però fa male, eh. Super moneta viola. Ah! Scale trovate. Scendiamo allora. Via, via da qui, via da qui. Mi ricarica anche la salute? No, c'è solo una stanza sospetta con un nemico qui. Oh! Ma dai! Ma tu puzzi allora! Ma tu puzzi! Certo però. Dio, Gibanyan! Ok, si è ripreso. Ah, posso anche andare di qua. Ah, ecco perché. Le dai? Però. Già scale trovate, va bene. Prendiamo qualche altra moneta magari. Mer. Però ragazzi, io vedo qualcosa di potente là in cima, eh. Sì, però sono scemo io. Ragazzi, vedo qualcosa di prepotente qua sopra, eh. No, qua intendevo. Ok. Mappa grande. Che cosa fa? Ok, una super moneta gialla. Oh mio Dio. Oh Noco! Beh, questo dovrebbe dare un sacco di punti. Andiamo alle scale, dai. Ci stiamo addentrando sempre di più nei meandri. Sì, ma... Ah, è fattibile però, ragazzi, è fattibile. Ah! No, non ce la faccio. Perché mi odi? Ma non è vero! Cosa devo fare? Ma cosa? È troppo difficile! Non ce la posso fare così! Ma dai! Ma non va bene! Ma cosa? Ma non posso farcela! Ma cosa andiamo a esplorare che non ce la faccio? Non va bene così! Non mi fa neanche selezionare Imaginix. Niente, è stato un fallimento. Un totale fallimento, ragazzi. Che delusione che è stata, mamma. Ma poi Gibanyan che si è preso i danni da far paura. No, che mi dispiace un sacco, mi dispiace. Vabbè, andiamo alla Yopol, va, però ci andiamo con Luna. Bene, allora direi che nel prossimo episodio andremo alla Yopol, finalmente, insomma, faremo qualcosa di davvero molto interessante. Non che prima non sia stato interessante, ma la Yopol secondo me è la parte più bella, perché almeno, o meglio, una delle parti più belle del gioco, perché almeno ci incontriamo con Luna, i nostri zaini si uniscono, tutto quanto i nostri yokai si uniscono. Bene, cucci, allora questo video termina qui. Domani torniamo appunto con Luna, andremo alla Yopol. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch 3 e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e quella di Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.